Rosaria Amalia Caparelli, sindaco di San Benedetto Ollano. Siamo qua a Belmonte Calabro per il 30° premio letterario Galeazzo di Tarsia, incentrato sugli Airbrush in Italia. Con grande piacere che stasera sono qui in occasione di questo premio letterario. Sono stata invitata dalla Proloco, visto che il tema è appunto quello degli Airbrush. San Benedetto è uno dei paesi più antichi di origine Airbrush, paese che ha conservato lingua, tradizioni, rito greco-bizantino, per cui può essere uno spaccato di quello che è il nostro mondo. San Benedetto ha una storia molto antica, è stato sede del collegio di istruzione dei sacerdoti di rito greco-bizantino e ha espresso sempre personaggi di spessore sia culturale che storico che politico. Adesso noi stiamo cercando di rivitalizzarlo, come si cerca di rivitalizzare un po' tutti i borghi, e lo facciamo tutelando la lingua, cercando di mantenerla soprattutto fra i giovani, perché si va perdendo, e abbiamo creato anche all'interno del nostro paese un museo diffuso, il Museo delle Porte Narranti, museo attraverso i portoni dipinti racconta la nostra storia, la storia sia più recente sia quella più antica, dall'arrivo degli albanesi, ma anche quella precedente del monachesimo, perché San Benedetto era un'antica sede di un monastero benedettino.